Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Giovanni Totti, consigliere politico buonasera di Forza voi, Italia. Buonasera, Lilli. E buonasera Matteo Orfini, buonasera. Deputato del Partito Democratico, e buonasera Francesco Bruni, regista, sceneggiatore, nonché presidente dell'Associazione dei 100 autori cinematografici italiani. Allora, oggi abbiamo capito che l'ormai mitica Spending Review è un'operazione, sarà un'operazione molto dolorosa e anche molto impopolare. Renzi, ci si chiede allora, tra le altre cose, davvero sarà capace di ridurre di 85.000 impiegati il numero degli occupati nella pubblica amministrazione? Subito dopo la pubblicità. Allora, Matteo Orfini, leggiamo alcuni punti della Spending Review del commissario Cottarelli. 85.000 esuberi nel pubblico impiego, necessità di nuova stretta sulle pensioni, di tagli alla difesa. È un piano questo che piace al Partito Democratico? Ma intanto non è un piano, da quel che abbiamo capito, nel senso che Cottarelli ha presentato delle slide che adesso vanno di moda. Io preferirei tornare ai disegni di legge piuttosto che alle slide, che si capiscono meglio, però in cui ci sono alcune voci. Ho visto che è intervenuto opportunamente il ministro Madia spiegando che non si parla di 85.000 licenziamenti, ma che semmai le due misure sono in alternativa, cioè se c'è il blocco del turnover da lì si ricavano il risparmio equivalente a 90.000 esuberi e quella potrebbe essere una soluzione. Quegli 85.000 appunto non sarebbero licenziamenti, ma quello che deriva da mobilità agevolata e eventuali appunto pensionamenti che già sono previsti, cioè non parliamo di 85.000 persone che devono andare a casa, e quindi questo è tranquillizzante. Per come era apparso all'inizio ovviamente non saremmo stati d'accordo. Non perché quindi, non vadano, diciamo, fatti in generale il Partito Democratico Democratico è per fare i tagli che servono a raggiungere quell'entità di risparmi, per farli dove servono, ovviamente. Non è che si può dire ci sono ministeri che hanno bisogno di persone perché non funzionano, altri ministeri in cui ce ne sono troppe. Allora, lì sarà il bello, verrà il bello. Aspetti, che vorrei sentire prima Giovanni Totti, prima di farla proseguire, perché è una questione in realtà spinosissima, no? Voi di Forza Italia avete fatto in passato tagli lineari, quindi in questo caso, che sono invece tagli fatti su misura dove ci sarebbero degli sprechi, voi non potrete che essere d'accordo, no Totti? Guardi, visto che c'è Orfini del PD lì, mi sento di difendere Renzi in questo momento, nel senso che la Spending Review è sicuramente necessaria, poi va vista, perché su questa Spending Review di Cottarelli si è veramente parlato troppo e ancora non si è visto nel dettaglio, come giustamente diceva l'onorevole Orfini, dove andiamo a parare. Da lì però devono venire i soldi per quell'abbattimento d'imposta che Renzi vorrebbe fare già nei prossimi 60 giorni per 10 milioni di italiani. Se non si trovano lì i soldi, non si trovano da altre parti, visto che sul deficit PIL sarà difficile agire, anche se il Premier l'ha detto. Dunque tutta la copertura della prima parte delle grandi riforme economiche e sociali di Renzi balla ancora. Io mi auguro che Renzi ce la faccia, perché se non ce la facesse, dopo il fiume di parole che ha riversato su questo Paese, le aspettative create, sarebbe l'ennesima delusione da parte di una classe politica nel suo complesso, e le elezioni europee veramente diventerebbero un rischio forte di antipolitica vincente. Dopodiché devo dire anche che per il momento le cose certe non mi piacciono granché. Ho sentito parlare di tagli alla sicurezza, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che doveva venire a luglio avverrà a settembre, non è più un decreto legge ma è un disegno di legge. Cottarelli parla di tagli delle pensioni. Insomma, quando poi andiamo a vedere questi 85 euro in busta paga a 10 milioni di italiani che già però pagano la TASI, che non siamo riusciti ad evitarli, che avranno le rendite finanziarie tassate, le rendite finanziarie non si parla solamente del grande capitale, si parla anche del piccolo deposito. Aspetti, azionario. Totti. Insomma, bisogna andare in partita doppia come in banca, Lilli, per vedere chi ci guadagna e chi ci perde. Il problema è che nessuno sa dove trovarli, i soldi, tutti ci provano
cominciano laddove ci sono degli sprechi. Però aspetti un attimo, Totti, perché poi ci torniamo. Volevo restare un attimo sulla figura di questo commissario Cottarelli. Francesco Bruni, lei è un regista, sceneggiatore, moltissimi spettatori si ricorderanno il suo film Scialla, che è stato un grande successo, e adesso, tra l'altro, da giovedì prossimo c'è il nuovo film di Bruni, che si chiama Noi Quattro, nelle sale. E le volevo chiedere, in un film il commissario Cottarelli farebbe la parte del cattivo o la parte dell'eroe che salva la patria? Ma intanto la faccia da cinema ce l'ha. Vero? Mi sembra, sì. Sono d'accordo. Molto faccia da eroe americano. Ma io non credo nei personaggi unicamente positivi e nei personaggi negativi. Credo che ci sia un po'... nei personaggi interessanti ci sia un po' di tutte e due le cose. Credo che dovrebbe fare l'antipatico, il cattivo che salva la patria. Ecco, sarebbe un po' questa l'idea. Le due cose insieme. Il coraggio di essere antipatici in questo paese è un po' una virtù che hanno in pochi. Renzi, ce l'hai il coraggio di essere antipatico, Orfini? Beh, a molti sta antipatico, evidentemente, ma anche a molti. Sì, è una persona che divide, evidentemente. Però, insomma, adesso io non penso il povero Cottarelli si meriti. Lui ha offerto delle ipotesi. No, ma la politica dovrà scegliere. Abbiamo fatto la sua prima intervista televisiva qui a 8:30, e, insomma, cioè, se noi scegliamo che... i tagli alla difesa che non vanno bene a Toti, io credo invece facciamo una cosa giusta, perché tutti i ministeri... Alla sicurezza, in questi non alla difesa, no, Orfini. Sono due cose differenti, infatti. Un conto è dire tagli alla difesa, cioè F-35, spese militari, il bilancio della difesa è quello che in questi anni i tagli lineari a tutti non è stato mai toccato, quindi lì ci sono dei risparmi possibili. Tagli alla sicurezza non vuol dire che noi dobbiamo mettere meno persone in strada a garantire la sicurezza, ma semplicemente che forse tra i vari corpi di polizia che noi abbiamo possiamo trovare le sinergie per fare dei risparmi, cioè che si mettano un po' più d'accordo per far funzionare meglio le cose e dividersi i compiti. Questo produce dei risparmi, questa è la tesi Cottarelli, non tagliamo o licenziamo i poliziotti, ovviamente. Anche perché sulla sicurezza perché è un tema di campagna elettorale per tutti i partiti. Senta, Totti, le posso chiedere, siccome lei sta conducendo una campagna per candidare Berlusconi alle prossime elezioni europee, no? La sta conducendo Forza Italia, non vorrei arrogarmene tutto il merito di questa campagna. Insomma, lei campagna, insieme al suo partito, insieme a Forza Italia, come intende aggirare le leggi, sia quelle italiane che europee? No, noi non aggireremo nessuna legge, siamo un partito di persone per bene, moderati, non siamo qua a truffare la legge, semplicemente riteniamo che il presidente Berlusconi, vittima di una sentenza mostruosa e altrettanto vittima di una espulsione grazie all'applicazione retroattiva di una legge come la Severino, al suo caso espulso dal Senato, cui abbiamo visto, come dire, in questi mesi, riterremmo opportuno che potesse candidarsi e guidare il suo partito alle europee, dal momento che un leader che guida 10 milioni circa di elettori italiani è il punto di riferimento del principale partito dei moderati. Speriamo che i ricorsi presentati ci diano l'opportunità. Però la legge non lo consente, Totti. Gruber, però, onestamente, io non sono la Corte di Giustizia dell'Europa, ma neanche lei. Aspettiamo quando sarà il momento. Noi presenteremo le nostre liste, faremo le opportune domande. Dopodiché, che lo consenta o meno, nessuno ci impedirà di considerare in campo il nostro leader. Lui sarà in campo perché l'ha promesso ai suoi elettori, farà la campagna elettorale, non c'è dubbio, e mi auguro che nessuno pensi di non fargliela fare. Dopodiché, tutto questo nervosismo, appena abbiamo detto Berlusconi si potrebbe candidare alle europee, a me mi convince ancora di più che il disegno politico fosse quello di espellere il leader dei moderati dal campo della politica con una sentenza e non con il voto dei cittadini, perché si ritiene difficile da battere. Se ci fosse serenità, allora, tutti quanti aspetteremmo con serenità la pronuncia dei giudici per la possibile candidatura pratica come capolista, e certamente non ci sarebbe il minimo dubbio che Berlusconi possa fare la campagna elettorale e guidare il suo partito. Sì, vorrei ricordare, Totti, giusto così, perché sennò magari gli spettatori potrebbero anche confondersi, che quando c'è una sentenza definitiva, normalmente, insomma, le sentenze definitive finché si accettano. Sono gradi di ricorso. Però volevo sentire Orfini. Ma il problema, mi dispiace, ma non esiste, nel senso che Berlusconi non può essere candidato perché questo prevede la legge. Poi tutti i ricorsi che Forza Italia, Berlusconi, chi per lui farà, verranno ovviamente dagli organismi competenti valutati nel merito. Però per la legge italiana e per le leggi europee Berlusconi non è candidabile. Capisco che è una situazione incresciosa, però bastava non violare la legge per non trovarsi in una situazione così incresciosa.
Ora, non penso che questa discussione aiuti a nessuno, non aiuta il Paese che deve rivivere problema, cioè il fatto che una persona che ha avuto il ruolo che Berlusconi ha avuto in questa in Italia di rappresentare milioni di persone e le istituzioni, ha violato la legge per cose... Sì, ho capito, però noi da qualche secolo, Toti, viviamo nell'Occidente, abbiamo superato l'idea che il princeps è legibus solutus, anche il Presidente del Consiglio deve rispettare la legge. Temo che ci dobbiamo tutti applicare a questa regola. Ma l'irretroattività delle leggi è vietata dal diritto romano, ma io penso anche tra gli uomini primitivi. Ma le ricordo che il PDL quella legge l'ha votata. L'ha votata con convinzione, non si tratta di averla votata, si tratta di averla applicata male. Ma tutti gli organismi che devono decidere su questo hanno confermato che l'applicazione di quella norma è retroattiva. Ora, avete fatto tutti i ricorsi del caso. Francamente, l'unico organismo che ha deciso finora è una giunta a maggioranza politica, Orfini, dopodiché vedremo. Oltre alla magistratura, su due corti europee. Sì, no, sull'applicazione della Severino non ha deciso nessuna corte. Tre gradi di giudizio sono un giudizio non politico, ha deciso la magistratura. Quello è un giudizio di merito che riteniamo... Stiamo parlando di due cose diverse, Orfini lo sa benissimo, una cosa è l'applicazione della Severino, una cosa è la sentenza di agosto. E avete fatto ricorso. Ma se vogliamo essere precisi, sono due cose diverse. Ho capito, e come lei ha detto, avete fatto ricorso, quindi evidentemente finché non c'è il giudizio sul ricorso e finché le leggi sono queste, e io vedremo se saranno confermate dal giudizio sui ricorsi, Berlusconi non è candidabile. Opporre il tema della candidabilità. Definitiva per frode fiscale, lo voglio ricordare. Non voglio creare diversi altri procedimenti. Aspetti Totti, voglio... Parla solo Totti, però. Totti, aspetti che voglio sentire Francesco Bruni. Mi sembra di essere in quel film divertentissimo con Bill Murray che si chiama Il giorno della marmotta, cioè è un incubo che ritorna, cioè uno che si sveglia tutte le mattine è sempre di fronte allo stesso scenario, gli risuccedono le stesse cose. A prescindere dalle questioni tecniche che non conosco bene come loro, il ritorno di Berlusconi in politica mi sembra un incubo. Perché? Perché è il passato e bisogna andare avanti, insomma, perché mi sembra una figura politicamente esaurita. Mi sembra un sano concetto di democrazia, Gruber, la decisione del regista lì ospite che decide lui quando finisce la carriera politica di un... di un rappresentante della gente. Di solito hai espresso la tua opinione. Certo, ma si va a votare, ci sono 7 milioni e 400 mila italiani alle ultime elezioni che hanno votato per Berlusconi e circa 10 milioni per la coalizione che lo rappresentava presidente. Vogliamo dire che questi 10 milioni di italiani non valgono niente, siccome sta antipatico il signore, vietiamo Berlusconi per legge come il fumo? Lo stesso successo politico se... fosse ripresentato adesso, ne sono profondamente convinto. Non lo so, questo però non lo può dire nessuno, abbia pazienza, le ultime elezioni non sono di tanto tempo fa, sono di circa un anno fa. Sono convinto che la sua popolarità in questo paese sia al profondamente... diminuita. Al momento, mi scusi, basterebbe guardare la televisione per sapere che i sondaggi ci danno lievemente sopra i risultati delle ultime elezioni politiche. Vedremo. Tutti, anche quelle delle società di sondaggi non particolarmente a noi favorevoli, ma insomma è un dibattito ozioso. Di certo un politico lascia la politica quando non ha più la fiducia dei suoi elettori, non certo quando lo decide un regista. No, però quando lo decidono le leggi sì. Quando lo decidono le leggi lo vedremo. Allora, mi pare di capire che, perché qua adesso cominciamo, poi siamo vicini all'inizio della campagna elettorale per le europee, quindi la guerra dei sondaggi già è cominciata. Intanto dice Giovanni Totti che loro, Forza Italia e lo schieramento di centrodestra, è avanti di un punto rispetto a voi, quindi anche Renzi non farà il miracolo di far vincere il centrosinistra. Se i sondaggi fossero stati veri, oggi Bersani sarebbe a Palazzo Chigi con una larga maggioranza, quindi io dalla notte delle ultime elezioni ho imparato a non fidarmi dei sondaggi. E tra l'altro quel risultato che secondo Toti era un successo per il PDL è un risultato che fece perdere al partito di Berlusconi 6 milioni e mezzo di voti, quindi insomma ci fu anche per loro una notte non certo esaltante.
Ora, io non so come questa nuova stagione di governo intersecherà la campagna elettorale, evidentemente però mi sembra che la svolta che c'è stata con le elezioni di Renzi abbia rianimato un po', ma non tanto il centrosinistra, il Partito Democratico, ma la percezione del Paese che si possa ottenere un risultato e si possa uscire finalmente da questa crisi. Credo che questi temi, evidentemente questi sì, entreranno nella discussione sulla... Ecco, e noi abbiamo anche provato a proposito di sondaggi con Demopolis a capire che cosa pensano gli italiani di queste prime settimane di governo Renzi. Si sono già fatti un'opinione su alcune questioni importanti. Sentiamo Paolo Pagliaro. Il decreto di Poletti sui contratti a termine non c'è, i provvedimenti economici del governo ancora non esistono, dal forno della maggioranza esce solo fumo di parole. Questo pensa Renato Brunetta, capo dei deputati di Forza Italia, e sembra di capire che se Renzi facesse quello che dice si potrebbe andare d'amore e d'accordo. D'altra parte, anche il 61% degli italiani dà un giudizio positivo sul piano di interventi in materia economica e fiscale annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio. E mentre è abbastanza scontato che il piano di Renzi piaccia ai tre quarti degli elettori PD, lo è meno che sia promosso anche dalla maggioranza assoluta di chi vota Forza Italia e dal 42% degli elettori di Grillo. Demopolis ha chiesto quali sono, fra quelli annunciati da Renzi, i provvedimenti più apprezzati. All'ultimo posto c'è lo sgravio IRAP per le imprese, preceduto dalla scelta di investire sull'edilizia scolastica e dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. La scelta più popolare, gradita al 65% degli intervistati, è quella di ridurre il cuneo fiscale con circa 85 euro in più ai lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Tra le cose che mancano, gli intervistati segnalano interventi concreti per l'occupazione, la riduzione delle tasse pagate dalle imprese e la reticenza sulle fonti di finanziamento del piano annunciato da Renzi. L'istituto diretto da Pietro Vento ha chiesto se il governo riuscirà a far seguire alle parole i fatti. Ha risposto sì un italiano su tre, quindi non un plebiscito. Il 40% più realista crede che il piano andrà in porto, ma in tempi più lunghi di quelli indicati. Il 27% non ci crede per niente. Gli avversari di Renzi, secondo il sondaggio, sono nell'ordine la burocrazia, i sindacati, il Parlamento e l'Unione Europea. Se si coalizzassero, per Renzi sarebbe davvero dura. Giovanni Toti, oltre la metà degli elettori di Forza Italia apprezza le riforme di Renzi. È vero che Forza Italia potrebbe entrare nella maggioranza che sostiene Renzi? Francamente al momento lo escludo in modo categorico. Forza Italia fa parte... sostiene un accordo politico sulle riforme, questo sì e convintamente, sia sulla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che speriamo arrivi al Senato al più presto e venga anche approvato al più presto al netto di qualche problema del Partito Democratico, sia l'abolizione del Senato, o quantomeno la sua trasformazione, sia il titolo quinto e poi su tutte le cose che abbiamo sentito noi valuteremo di volta in volta, perché non abbiamo un atteggiamento ostile, come è noto. Molte di quelle riforme sono riforme nostre, i provvedimenti Poletti sul lavoro assomigliano molto a quanto proponeva Sacconi, che è un politico di NCD ma che per lungo anno ha militato in Forza Italia e nel PDL. Cioè, molte delle riforme Renzi sono più mutuate, come dire, dal pantheon delle riforme che il centrodestra ha fatto, cerca di fare da anni, che non dal centrosinistra. Noi le vedremo tutte, il problema è che mi sembrano un poco confuse, un po' buttate là per fare massa, e con i tempi non ne abbiamo ancora azzeccato uno dall'inizio di questo anno. La legge elettorale doveva essere pronta a febbraio, non ce l'abbiamo ancora, le riforme istituzionali già incardinate non ci sono, il pagamento della pubblica amministrazione doveva essere a luglio, sarà forse a settembre o forse più a ottobre, e le coperture non ci sono, e l'incontro con la Merkel di ieri alla fine, cioè è tutto un poco pasticciato. I propositi sono buoni, ma poi io faccio parte di quella parte di italiani che crede che una parte forse... cominciare a vedere i fatti, onorevole Orfini. In effetti in molti pensano e si chiedono
dove Renzi troverà le coperture per fare anche solo una parte delle cose che ha promesso. Non siete preoccupati curioso, di tradire le tante aspettative che avete creato? È curioso che a chiederlo sia chi ha governato per anni e non è riuscito a fare nessuna di queste cose e che chieda a Renzi di farle nel primo mese in cui è al governo, che mi pare onestamente No, non l'abbiamo eccessivo. Chiesto noi, l'ha detto lui. Ma infatti lui non ha detto che in un mese sarebbe stata approvata la legge elettorale, ha detto che sarebbe stata approvata in prima lettura alla Camera ed è successo, onor del vero. Ha annunciato entro un primo febbraio, pacchetto di riforme Fili, in prima lettura, riprendiamo le lo farà la Gruber al posto nostro e verificherà il foglio Excel di Renzi. Io credo che indubbiamente Renzi abbia dato un'accelerazione evidente all'agenda politica italiana e alcuni di questi risultati sono alla portata. La legge elettorale arriverà al Senato, il percorso di riforme costituzionali è avviato, le prime misure economiche sono state presentate una settimana fa, adesso arriveranno in Parlamento, scadenzate come previsto. Le coperture, io onestamente non vedo questa cosa sulla mancanza di coperture. Lui ha indicato chiaramente, lo ha fatto Padoan, lo hanno fatto in tanti, dove vengono trovate le coperture. In parte dalla spending review, in parte dai margini che si recuperano stando nel 3%, ma non alzando il deficit dal 2,5 al 3, che è peraltro una scommessa. Qual è la differenza? Cioè quello che rende, che non è vero quello che dice Toti che sono le riforme loro, perché qua c'è un punto di differenza strutturale, cioè si punta a tenere in equilibrio il rapporto deficit-PIL facendo crescere il PIL, invece in questi anni, compresi i governi Berlusconi-Tremonti, si è provato a farlo abbassando il deficit e non ci si è riusciti. Evidentemente, o ci si è riusciti a prezzo di grandi drammi sociali ed economici e la recessione in cui ancora siamo dentro. Allora, la scommessa è rilanciamo i consumi, diamo le risorse a chi sta peggio, crescerà il PIL e quindi quell'equilibrio verrà mantenuto. Quindi qua ci tocca monitorare con 8,5, meno male che andiamo in onda praticamente tutte le sere, Toti. Guardi, in realtà, Gruber, quel dal 2,6 al 3%, quando anche si decidesse di sforare, andrebbe destinato per gli accordi che abbiamo con Bruxelles alla riduzione dello stock di debito, e Orfini lo sa perfettamente. Sì, quindi ma per fare quella roba lì c'è bisogno di un voto del Parlamento e del permesso dell'Unione Europea. Sì. E quindi necessariamente in un Parlamento dove già siamo intasati e non riusciamo a incardinare i provvedimenti che già ci sono, io escludo che si possa fare nei tempi previsti da Renzi, ma se lo fa. Ma io sono felice, però non vorrei che si imbrogliassero gli italiani. In una settimana, Se io le dico che sono alto, biondo e in grande forma, non le dico la verità. Magari lo sarò, mi tingerò i capelli e farò più palestra, però al momento non europee. È così. Lei sarà candidato, Toti, per le prossime europee? Ma io ho detto che volevo candidarmi alle prime elezioni utili, questo ho chiesto al presidente Berlusconi, ritengo di sì, vorrei candidarmi a queste elezioni europee. Potrei dirle di sì, ma sto aspettando ovviamente, come tutto il partito nostro, di finire le liste, di chiudere, che competenti organismi mettano, come si dice, i timbri e i bolli sulle scelte del presidente Berlusconi. Però insomma è praticamente certo. Io vorrei chiudere con il nostro regista che è un appassionato di Renzi, no? Dopo devo dire la verità, all'inizio ero bersaniano, dopodiché diciamo adesso ammiro il coraggio con cui è salito sulla locomotiva di questo treno che stava andando verso il burrone e faccio il tifo per lui, moderatamente. Senta Bruni, lei ha anche detto che il suo nuovo film, che si chiama appunto Noi Quattro, che sarà nelle sale da dopodomani, è un piccolo laboratorio di politica, ma non è una storia familiare. Beh, in una famiglia come quella che racconto, con dei figli, una ragazza di 23 anni che vive fuori di casa, un ragazzino di 13 molto saggio, due genitori separati, la famiglia divisa in due partiti, c'è un piccolo Parlamento, è una piccola sperimentazione di democrazia. Quando i figli crescono bisogna che possano dire la loro anche loro. Ecco, capito qua, va bene. Allora, il nuovo film di Francesco Bruni, Noi Quattro, e per il resto grazie Giovanni Toti, buon lavoro, grazie onorevole Orfini. Buonanotte. Buon lavoro e noi ringraziamo voi spettatrici e spettatori e monitoreremo ovviamente tutto quanto succede sul fronte della politica. A cominciare appunto dalla politica interna italiana. Grazie, come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.